eccoci qua ragazzi, faccio partire il video già così vi faccio vedere il bordello. Eccoci qua, ho fatto portare il video qua perché potete vedere la varia differenza di edifici qua in questa via qua abbandonata dal progresso. E così vedete un po' di edifici stile, edifici come si può dire, stile Rosolina Mare, con il tetto però cinese, incredibile. Facciamo questa strada, vediamo un po', così vedete, sì, là c'è un pullman elettrico super tecnologico, però potete vedere anche quello che ci circonda. Per farvi un po' l'idea, no? Di questo contrasto tra la super tecnologia, le cose all'avanguardia e poi come dire. Però se guardate un po' in giro non arriviamo neanche al minimo livello di igiene europeo, diciamo, dai. Ma ci sono delle cose super che in Europa ce le sogniamo e ci sono delle cose invece che non sarebbe possibile che ci fossero in Europa, come non so, ristoranti al bordo dell'igiene o edifici che siano in piedi però sono abitati. Sì e no, stanno in piedi ma sono abitati. Qua c'è l'ospedale, il nostro mitico favoloso ospedale, perciò abbiamo beccato la via dell'ospedale. Adesso non so se andare dritto o girare a destra, ma giro a destra perché è una via molto caotica questa e vi dimostro che sono giusto e loro sono sbagliati, ma quasi mi prendono dentro. E anche questo va fatto vedere. Qua c'è il mercato, che sono tutti, cioè sono ambulanti ma non pagano tasse né niente, vendono sta roba, non ho permesso né niente. Qua ovviamente c'è il parcheggio, gli abusivi del parcheggio, i parcheggiatori abusivi che mi fanno pagare per parcheggiare vicino all'ospedale. Tanto per dire che bello che è. Qua una volta c'era il centro per fare i test, bisognava continuare a venire a fare i test qua nel covo. Vediamo se c'è ancora pedale, questo che passa senza guardare che io sto passando, quasi quasi gli regalerei una macchina con un pedale. Ma c'è ancora il centro, è rimasto come un mausoleo, non c'è nessuno. Qua hanno una farmacia molto pulita, si allontanano queste cose di pulizia, incredibile pulizia. Qua c'è una chiesa, c'è scritto anche che fanno messe davanti all'ospedale. E noi andiamo avanti per queste strade un po' così, diciamo, no? Così vediamo un po' di bordello. Qua siamo la strada solita che faccio tutti i giorni, Little India. Little India. E andiamo avanti. Un'altra strada. Andiamo verso il ristorante facendo questa strada là. Un po' di gola. Troppo smog. Ho messo orizzontale così vedete di più. Vedete di più cosa succede intorno a me. Lì c'è una porta strana, dopo guardate dentro e alla fine non c'è niente di che, c'è, vabbè, una porta nicciullata. E adesso qua stiamo passando nell'orario delle scuole, penso, e perciò è una cosa inaudita, ok? Si trova la strada piena di persone così e si lascia tutto al caso, ok? Perciò è tutto in mano al caso, non c'è un servizio di polizia che regola il traffico, è tutto in mano al caso. Auto
autogestito. Se andiamo, se in bici riesco a passare, vabbè. Veramente è un bordello che non si capisce. Ma queste sono l'organizzazione, no? Che la gente pensa che i cinesi siano indirizzati e facciano tutto a modello, no? È tutto un caos, è tutta una confusione, tutto fatto a caso. E a forza di fare robe a caso, pian piano ci indovinano forse. Cioè, questa è tutta la gente che aspetta i bambini dall'asilo che escono, ok? Sono le 4 e 20 e questo è quello che si crea uscendo dall'asilo. Perciò se non riusciamo ad andare fuori da questo caos qua fra un minuto, restiamo qua per un'ora. Eccolo qua. Io ho messo due asili attaccati con una strada che non ha significato proprio. Qua siamo bloccati, camion che devo passare, scendo a bici perché guarda, non è neanche possibile, vado avanti a piedi, è una roba incredibile, cioè non si riesce neanche a passare a piedi, è una roba fuori dal normale. Poi intanto qualcuno si batte, no? Perché passando così. Pensate a questo camionista qua, no? Che deve fare le sue cose, lavori, consegne, e si trova sempre tutti i giorni in queste condizioni disperate qua. Questo è, no, l'ordine e il rigore che c'è. Perciò ragazzi, non scherziamo quando facciamo, vediamo influencer o gente che vi fa vedere quanto è ordinato, quanto è perfetto, tutto alla moda, tutto alla tecnologia. Prendono una mezza verità e la amplificano, no? L'amplificano, ma sempre ok, non sono proprio totalmente bugie, ma come vedete qua, ok, poi cioè anche sta roba ha il suo fascino, vero? Cioè, anche sta roba ha il suo fascino, questi negozietti che fanno il cibo purga ha il suo fascino anche quello. Adesso ho trovato uno scamotage. E tutta questa strada qua è così tutta, con queste figliate qua, non si sa neanche, potevano fare un figlio solo, adesso c'è gente con 4 figli, non lo so. Ok, siamo usciti dall'inferno, adesso andiamo avanti, adesso quasi andiamo, adesso qua mi guardano, dicono, oh mamma, papà, c'è un alieno, c'è un alieno, guarda quello, ma quello non è di questo pianeta, è un alieno e così via. Tanto io torno, adesso qua c'è il boom delle bandiere perché c'è la festa nazionale, festa della luna, ma più festa nazionale insomma. Andiamo qua, comunque nonostante la rinnovazione di tutta la città eccetera, era stato come 8 anni fa, uguale, niente di meno, niente di più, baracche così. Ah no, qua vengono le cucine, no? Qua vendono le cucine nella baracca, però io vivo una baracca senza cucine. Le vicissitudini della vita, no? Perché insomma, io da quando sono in Cina non ho mai avuto una casa che abbia dei cassetti in cucina, niente, e neanche gli armadi, eh? Cioè, una casa senza cassetti in cucina e senza armadi, ma vedo che gli altri cinesi ce li hanno, perciò probabilmente sarà un problema con cui vivo, no? Del paese di per sé, perché se uno vive in questo paese con una persona senziente e normale di cervello, lo fa vivere in una casa
a livello europeo, insomma, non in una baracca da 70 euro al mese, o da meno forse, non lo so. Comunque, andiamo. Se con 1000-1500 si trovava un appartamento normale e io mi sono trovato ad abitare in uno da 700 e chi l'ho affittato ha detto ah, ho fatto un affare. Quando capita un'altra occasione così, c'è anche il balcone, due garage. Stiamo tornando, guarda qua ci sono le case rosa, le case rosa attaccate a questi. Certo che, cioè, io le dico veramente, sono stato anche in altre città, no, in Cina, ma questa è proprio brutta, cioè questa è proprio brutta, non c'è niente da visitare, non c'è niente da fare, è tutto lo smog. Vabbè, lasciamo stare, siamo quasi arrivati. Questo vuole passare per forza, quasi arrivati, passiamo questo passaggio dovuto e torniamo al ristorante. Questo possiamo fare. Carichiamo questi due video, carichiamo questi due video e tutto è fatto. Questa zona è carina, se fosse un po' ristrutturata, no? Fatti negozi, bar invece di negozi, diciamo, bar, ristoranti invece di questa roba qua, no? Vabbè, è rifatto quella e quella zona là dei negozi del bar non funziona, quella dove ho ristorato io non funziona più. È funzionata, mi sa, agosto, durante l'ultimo agosto, no questo agosto scusate, quello scorso, dello scorso anno, in piena pandemia funzionava, perché la gente non poteva andare all'estero e faceva fatica anche a muoversi dalla città. La questione del Covid, allora la via era piena, no? Di gente incuriosita di che cosa c'è di nuovo in città, ma se no genindoci, cioè, ormai la gente, gli stranieri che vivevano qua andavano fuori città a fare il weekend, talmente tanto offriva questa città, proprio al weekend finivano a lavorare tipo il giovedì e venerdì avevano libero fino a domenica per andare a svagarsi da qualche parte, perché era solo lavoro praticamente durante la settimana fino anche alle mezzanotte, dalle 8 di mattina col dormitorio. Adesso siamo arrivati qua, ragazzi, guardate che bellina sta Senho, carina sta macchinetta qua, però caspita, carina, bella Senho. Vedremo se riesco a restare solo ancora qua, magari si può farsi un pensierino. Adesso vado a prendermi le sigarette, che è una delle poche cose che mi è rimasta ancora da fare, le sigarette, e andiamo. Questa è una moto, bella moto. Andiamo, ragazze, sto prendendo una sigaretta. Eccoci qua, ragazzi, siamo tornati nel nostro splendido habitat. Comunque, col senno di poi, stavo meglio nella casa prima, anche se faceva schifo, almeno avevo un ambiente più vivibile attorno. Adesso per vedere qualcosa di decente,
devo prendere, devo fare strada, 10 minuti di strada minimo, 10 minuti di strada minimo. Adesso se schiamo, cerchiamo, a caffetteria, quasi quasi mi bevo un caffè anche, non mica male l'idea. Allora adesso andiamo a vedere la nostra, sì, la caffettina me la bevo. Adesso ci prendiamo con le sigarette, ragazzi, vi saluto. Eccoci qua, la tabaccheria. Vi saluto tutti, iscrivetevi al prossimo video. Ciao ciao!